dal momento che hai un profilo su Facebook e ci scrivi chi sei, fai una scelta, no? Decisamente sui social network si cura di più l'immagine, secondo me. Tant'è vero che quello che adesso va di più, cioè Facebook, quando viene aperto da un utente, la prima cosa che vedi è la foto lì di fianco. Sono abbastanza costruito, diciamo. È un'immagine figa. Tipo le foto che entrano, perché se mai qualcuno mi condivide la foto che ha fatto in quella serata lì, mi arriva in automatico e si infila dentro all'album. Non so come, non so perché, ma lo fa. E io accetto. Sì, sì. Boh, è una cosa che in un periodo mi dava un po' fastidio, questa cosa che poi tutti andassero a vedere, amici di amici, le tue foto. Mi dava fastidio, quindi le caricavo, magari taggavo i miei amici che le volevano vedere, poi io me le toglievo dal mio profilo perché non vedevo poi alla fine neanche l'utilità di questa cosa. Cioè far vedere che io mi diverto qua, cioè se gli altri mi taggano, pazienza, cioè non posso farci niente, però non sto lì a perdere 2 ore a caricare le foto dell'estate. Ad esempio, mi viene in mente su Facebook, nel momento stesso in cui una persona carica una foto o un video, questa foto o video in qualche modo si possono sempre recuperare. È ovvio che su internet non so quanta privacy ci possa essere, visto che comunque tutti poi alla fine possono andare a vedere, o chi è più esperto di che, te, gli hacker, o chi è sopra di noi, eccetera, possono benissimo controllare, secondo me. Quindi la privacy c'è, ma fino a un certo punto. È da un po' che non ci vado, più che altro perché mettere tutte le tue cose su Facebook, far vedere a tutto il mondo, che bene o male lo vede tutto il mondo, bene o male se ci passa, guarda, tutti gli affari miei, non è che mi piaccia comunque, dato che poi bene o male siamo tutti controllati anche grazie a Facebook, grazie a tutti Twitter, a tutti i vari social network. Non è che ci sto tanto attento alla fine. Però mi piace, capito, comparire con una bella foto, con qualcosa che colpisce quello che, non so, mi viene a visitare il mio profilo, capito? Soprattutto se devi andare a cercare una ragazza, quindi capito, cioè... Anche se preferirei più cercarla in giro per la gente che per Facebook. Che nessuno si fa i fatti loro su Facebook. Che ne so... Si impezzano la tua tipa e tu devi litigare sempre su Facebook. Gran frecciatina, molti dibattiti comunque, perché alla fine c'hai uno scherzo con uno, scrivi un qualcosa che possa frecciarlo, e dopo c'è altra gente con la coda di paglia, dopo vengono fuori gran polemiche, dopo c'è molta gente che litiga. Quando poi esistono le parole, se sei una persona con un po' più di testa, un po' più di maroni, vai dalla persona interessata, ti metti lì e fai un faccia a faccia e discuti un po' delle tue cose senza farne un dominio pubblico. I vantaggi rispetto agli svantaggi secondo me sono molto superiori, nel senso che comunque in fin dei conti non sono nessuno di che, quindi non penso che se vengono a sapere che vivo a Bologna sia questa grande tragedia. Insomma. Ci sono dei dati tuoi, cioè il tuo nome, il tuo cognome, la tua data di nascita, come sei caratterialmente, per come ti descrivi tu, quindi vabbè, però dalla privacy, dal momento che ti metti tu in internet o su Facebook così, non conta molto la privacy, tanto con chi è bravo a usare internet o il computer fa quello che vuole. Io ho sempre pensato che la privacy online non esistesse neanche, nel senso che credo che qualsiasi persona che abbia realmente le capacità possa entrare in qualsiasi tipo di pagina web che qualsiasi persona carica. Non sono pienamente cosciente della reale problematica che è la mancanza totale della privacy in internet. Questo lo vedo anche perché molto spesso, così quasi per gioco, mi rendo conto che è veramente facile ottenere qualsiasi tipo di informazione su qualsiasi persona in rete, così come posso ottenerla su qualsiasi persona, è altrettanto facile ottenere le mie informazioni.
Non dico che è una cosa ingiusta da fare, però secondo me è una malattia. Che poi non c'ha un senso in sé, comunque andare lì e poi, sai, posso essere scurrile? Sì, sì, prego. Sai i cazzi degli altri, quando poi la gente piace farsi, far sentire anche i cazzi suoi, capito? Ah, oggi mi giro i coglioni, oggi mi giro i coglioni. In via. Oh, adesso tutti sanno che oggi mi giro i coglioni. E quindi, adesso che lo so, cioè, sto bene uguale, sinceramente. Il mio insegnante alle scuole superiori diceva che l'unico modo per sparire dalla rete è falsificare le informazioni che si inseriscono. Altrimenti non ci si cancella. Bisogna cominciare a mentire e quindi creare più informazioni che portano alla stessa persona ma che sono fittizie. Quindi un Donato che risulta essere nato a Firenze su Facebook e a Bologna su Twitter e a Milano su LinkedIn è un Donato che non si sa dove è nato.